Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 5 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Super luna, almeno per voi. Inutile crucciarsi per il denaro che viene e va, per vostra fortuna nuovi affari si profilano all'orizzonte, veicolati dalla coppia Giove-Urano, maestra di imprevisto. Se poi riponete fiducia nella fata fortuna, il sole cancerino con i dadi nella mano, la roulette nell'altra, vi invita a fare qualche tentativo. Ma non più di tre, Paganini non ripete. Quel che più conta per voi sono i sentimenti e su questo argomento potete dormire sonni tranquilli, grazie al vostro carattere affettuoso, se l'amore c'era il sole e l'allegria dell'estate contribuiscono a rafforzarlo, se lo avete incontrato orora, promette un futuro speziato. Tranquillità anche riguardo ai pupi, sono vivaci ma obbedienti, manca poco alla loro prima partenza da soli, con gli scout, o in kinderheim, ma per ora lasciate loro godere la loro libertà, mentre voi vi godete la vostra. Bella sorpresa da un amico che rientrando da una vacanza vi porta alcuni regalini tra cui tipicità locali e un simpaticissimo oggetto d'arredamento, perfetto per la vostra cucina. Bello sapersi pensati anche da lontano e di questo potrete ringraziare il sestile lunare. Fortuna in amore, amori fortunati, conoscenze nuove, amicizie, incontri importanti, felicità ma soprattutto casi fortuiti con cui si manifesterà l'amore. Momento opportuno per iniziare progetti e concretizzarli nel breve, soddisfazione nei partner, gioie inaspettate. Vantaggi economici e fortunati aiuteranno la coppia. Umore alterno, soprattutto nel corso della serata, qualche piccolo inconveniente potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza. Schiarite in serata. Avete energie da vendere. Non assillatevi con inutili problemi e soprattutto non fatevi coinvolgere in discussioni pessimiste. Piuttosto oggi è un giorno in cui dovete tirare fuori tutte le vostre energie e metterle a profitto. Oggi cercate di preferire una sana passeggiata a piedi, andando al lavoro non prendete l'auto. Vi accorgerete di un mondo che vi passa accanto senza che voi ve ne accorgiate. Se qualcuno oggi vi sembrerà particolarmente appiccicoso e dolce, non è certo che lo faccia per mirare a qualcosa, potrebbe essere anche vera devozione verso la vostra persona. Una persona vi sta spiando e studia i vostri movimenti e le vostre mosse. Farete bene oggi di fidarvi poco delle persone che non conoscete davvero bene e da tempo. Una telefonata si lascia attendere oltre il dovuto. Avete due scelte, capire cosa è successo oppure voltare pagina. Scegliete ma fatelo in fretta. Avrete qualche motivo forte per recriminare su alcuni episodi dei giorni scorsi, non fatene un problema, vi riferite presto e bene. Fate attenzione ad alcuni cattivi consigli che vi potrebbero dare oggi. Bene l'influenza di Giove esercitata in questa giornata con un pomeriggio che potrebbe essere ricco di sorprese e di vantaggi. Colloqui vantaggiosi per lavoro e affari. In questi momenti hai bisogno di assoluta tranquillità. Ti sembra di non farcela più a sopportare alcune avversità e alcuni problemi che sembrano non doversi risolvere mai. I due pianeti Giove e Nettuno, vostri numi tutelari, sono in splendida posizione nel cielo di questa giornata. È vero, non tutto è proprio rose e fiori nella vostra vita, ma la vostra carica umana vi consente di sperimentare momenti che si avvicinano alla felicità. La vostra sensibilità, l'intuito, l'attrazione per il bello, sono a portata di mano. Vi carica anche la forma psicologica. Il fatto di riuscire a godere con poco e un vedere l'esistenza quotidiana con occhi sereni. Attraverso l'osservazione di un paesaggio, con la tenerezza che gli amici animali domestici vi dimostrano, la constatazione della felicità altrui, vi riportano a una condizione di ottimismo e di benessere che non sperimentavate da qualche tempo. Mercoledì dolce, sostenuto dall'amicizia della Luna e di Plutone in sestile. Segno che di amici che vi girano attorno ne avete parecchi, silenziosi, gentili, ma all'occorrenza sempre presenti, pronti a darvi una mano. E lo stesso vale per i parenti, i colleghi, tutti quelli che popolano la vostra sfera esterna. Quanto a voi, veri artisti della situazione, vivete su un altro pianeta,
sempre distratti, svaporati, persi dietro a chissà quale sogno. Amore ed Eros. Meglio di così non si può, con gli amici, i figli e il partner formate un gruppo indipendente e giocoso. Viva la libertà! Lo scrivete anche sul muro, ma con il cuore colmo di affetto e allegria. Altrimenti che gusto c'è? Saturno, il Sole, Mercurio, Giove e Urano, vi spianano la strada di unioni romantiche e contraccambiate, proprio come dovrebbe essere per voi. Chi ha una storia stabile, sarà appagato nel vedere un partner innamorato, affettuoso e premuroso, in special modo se nascete nel mese di marzo. Lavoro e denaro? Guizzanti come allegri pesciolini rossi e veloci come siluri, specie quando si tratta di immaginazione e creatività non perdete un attimo, prontissimi a sfornare meraviglie per dar vita al vostro capolavoro. Fortuna sfacciata a un esame, a un colloquio di selezione o in corso a una trattativa, persi dietro ai vostri begli occhi anche i nemici diventano amici, con la vostra aria così disarmante da angioletto caduto dalle nubi nessuno oserebbe trattarvi male, anche perché alle spalle avete una schiera di paladini pronti a difendervi con le spade e coi cannoni. Oggi il vostro temperamento accomodante e un po' naif, vi tiene a riparo da polemiche e pettegolezzi. Siete pacati e quieti e questo vi apre molte porte, ma soprattutto vi tiene lontani da ambizioni eccessive, da ansie. Benessere. Se stanno bene le persone care, in primis i vostri pupi, state bene anche voi. Punto debole denti e gengive, da proteggere con prodotti specifici di alto livello. Attenti anche all'aria condizionata, alla giusta temperatura è gradevole e mantiene la temperatura a livelli accettabili. Ma quando diventa polare i vostri bronchi, già delicati, ne risentono. Per lei, anche se le finanze non lo consentono, per festeggiare l'ultimo esame universitario, fate una sorpresona allo studente modello, il bel ragazzone o la bella signorina che avete messo al mondo 25 anni fa. Eppure sembra ieri. Per lui, a un vecchio amico potete confidare proprio di tutto, anche dettagli più scabrosi. Vi conoscete fin dall'asilo perciò nulla avrà il potere di sconvolgerlo o mutare il forte affetto che prova per voi. Colore delle emozioni, blu mare. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 8, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.